nessun blocco per il trasporto pubblico urbano di Termoli. Oggi a Campobasso un incontro con i vertici istituzionali regionali, risolta l'avvertenza. Revocati i domiciliari per i fratelli Massimiliano e Gabriele Scarabeo, oggi la decisione del riesame, non possono però dimorare in Molise. Il ridimensionamento di numerosi uffici postali del Molise continua a tenere banco in regione, si prospettano numerose difficoltà nel settore. Nella rete della polizia di Campobasso è finita una organizzazione criminale dedita a reati informatici, intensificati i controlli sul web. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Si è risolta l'avvertenza sul trasporto pubblico al comune di Termoli. Il servizio sarà garantito. La decisione dopo l'incontro di questa mattina in regione, al quale hanno preso parte il sindaco di Termoli Sbrocca, l'assessore ai trasporti al comune adriatico Ferrazzano, l'assessore regionale ai trasporti Nanni e il governatore Frattura. Il servizio proseguirà regolarmente e continuerà ad essere assicurata anche la navetta che collega il parcheggio del cimitero con gli stabilimenti balneari del lungomare nord. Gli aderenti del sindacato dei lavoratori delle poste della CISL tornano a parlare dei ridimensionamenti di numerosi uffici postali del Molise, una conseguenza del piano industriale dell'azienda che presuppone tagli ed aperture a singhiozzo delle sedi. Semplicemente perché Antonio D'Alessandro è il vulcanico segretario interregionale del sindacato lavoratori post-telegrafonici di Abruzzo e Molise e da tempo si sforza di far comprendere alle varie istituzioni della difficoltà dei dipendenti di Poste Italiane nel poter operare in serenità in un territorio sempre sottoposto a meccanismi di revisione dei posti di lavoro attraverso quelle scelte che l'azienda chiama razionalizzazioni ma che sono praticamente concreti ridimensionamenti e tagli sostanziali di sedi, uomini e servizi ai cittadini. Così torna oggi sul piano industriale di prossima realizzazione da parte di Poste Italiane e scrive alle figure istituzionali individuate nelle persone dei presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Molise e delle province di Campobasso e di Isernia. Afferma che il progetto aziendale si muove verso una ulteriore razionalizzazione, concentrando i servizi nelle zone ritenute più redditizie. Dal prossimo 7 settembre si avranno uffici postali con apertura a giorni alterni, 3 aperture settimanali su 6 che interesseranno i comuni di Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Rocca Sicura, l'ufficio della zona di Castel Romano ad Isernia, San Pietro Avellana, Campochiaro, Campo Marino Lido, Casal Ciprano, la succursale numero 1 di Larino, Macchia Valfortore, Monacilioni, Montelonco, Morrone del Sannio, San Giovanni in Galto. Scenderebbero da 4 a 3 aperture gli uffici di Acquaviva di Isernia e Castel Pedroso. Apriranno per soli 2 giorni a settimana invece le poste di Sant'Angelo Rimosano e Trivento, mentre chiude definitivamente l'ufficio di Monteverde di Boiano. Naturalmente, chiedendo il massimo sostegno alle istituzioni, il sindacato dei postali della CISL esprime pubblicamente tutto il dissenso per questo piano che colpisce il territorio molisano e tanti cittadini, mortificando un presidio finora considerato strategico ed importante anche ai fini sociali e culturali. Risorse FESR ed FSE, dopo l'ok della Commissione europea al Molise, altri 153 milioni di euro per occupazione, ripresa e crescita. Ad esprimere piena soddisfazione il Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura e il Vicepresidente Michele Petraroia, Assessore al Lavoro. La grande stagione di programmazione 2014-2020 per la quale abbiamo lavorato seriamente in questi mesi, hanno sottolineato, prende forma e si fa sostanza. Un'attenzione nuova sarà rivolta alla sostenibilità e alla lotta alla povertà. Accesso abusivo informatico, estorsione online e riciclaggio di illeciti proventi. Nella rete della Polizia di Stato è finita una organizzazione criminale. I dettagli in questo servizio.
Sgominata dalla Polizia di Stato di Campobasso, una organizzazione criminale per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo informatico, estorsione online, riciclaggio degli illeciti proventi realizzate mediante la diffusione del virus CryptLooker, di cui sono rimasti vittime a cittadini ma anche aziende private e pubbliche. Lo scenario è il seguente: l'ignaro utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni su presunte spedizioni a suo favore, oppure contenente un link relativo ad un acquisto effettuato online o anche da altri servizi. Cliccando sul link oppure aprendo l'allegato, solitamente un documento PDF, viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer, anche di quelli eventualmente collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici, che richiedono agli utenti, per riaprire i file e rientrare in possesso dei propri documenti, il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro in moneta virtuale, a fronte del quale ricevere via email un programma per la decriptazione. È importante non cedere al ricatto, anche perché non è certo che dopo il pagamento vengano restituiti i file criptati. Tenere sempre aggiornato il software del proprio computer, munirsi di un buon antivirus, fare sempre un backup, ovvero una copia dei propri file, ma soprattutto fare attenzione alle mail che giungono, specialmente se non attese, evitando di cliccare sui link o di aprire gli allegati. Sono questi i consigli più importanti da seguire per impedire l'infezione del CryptLooker. Dopo appena un giorno dall'udienza, oggi il Tribunale del Riesame di Campobasso si è pronunciato sulla richiesta di revoca degli arresti domiciliari per l'ex assessore regionale Massimiliano Scarabeo ed il fratello Gabriele, entrambi finiti nei guai per frode fiscale e truffa aggravata nei confronti della Regione. Entrambi però dovranno osservare il divieto di dimora in Molise. L'inchiesta, denominata alta tensione, ha portato all'arresto dei due fratelli 3 settimane fa. Per la procura di Isernia avevano evaso IVA, IRES ed IRAP tramite fatture per operazioni inesistenti e note di credito, facendo figurare come fornitori clienti ignari o altre società e come utilizzatore l'azienda di famiglia, la Elcom. Contestato anche un contributo di oltre 100.000 euro di fondi POR-FESR che sarebbe stato liquidato dall'assessorato di Scarabeo per l'acquisto di macchinari in realtà già in possesso della società di famiglia, riverniciati per apparire nuovi. Era stato tratto a giudizio per i reati di peculato e truffa in merito a presunte false emissioni quando era presidente dello IACP, ma il rinvio a giudizio dell'ex vertice dell'Istituto Autonomo di Case Popolari Pierluigi Lepore è stato annullato dai giudici del Tribunale di Campobasso, che hanno accolto l'eccezione del difensore, l'avvocato Gianfederico Cecanese, appurata l'errata valutazione dell'impedimento da parte del GUP. Gli atti sono stati quindi rimessi ad un nuovo giudice per l'udienza preliminare, mentre nel frattempo è andata prescritta la truffa. La cooperativa sociale Laboratorio Aperto, con una specifica nota, risponde alle polemiche innescate in questi giorni e relative all'affidamento della gestione del castello Monforte di Campobasso. Il servizio. Ci permettiamo subito di dire che aprire una polemica su un affidamento della gestione di un luogo di Campobasso come il Castello Monforte e le aree adiacenti ci sembra davvero una pratica inutile e dannosa che mortifica la città stessa e i cittadini che davvero da tanto non hanno potuto godere appieno della possibilità di visitare quei siti storici che fanno parte della cultura del capoluogo di regione. Detto questo, raccogliamo con spirito costruttivo la nota inviata dalle persone che animano la cooperativa sociale Laboratorio Aperto, che sappiamo si occupa da tempo del disagio sociale del bene comune, realtà riconosciuta nell'ambito dell'impegno culturale di sostegno delle criticità presenti nel territorio. L'affidamento a loro della gestione del Castello Monforte ha evidentemente creato qualche problema. Così, a questo punto ci sembra giusto sottolineare quel che dalla cooperativa si vuole precisare. L'affidamento della gestione, scrivono, è stato oggetto di un avviso di gara ad evidenza pubblica sottoposto a norme chiare anche in caso di subentro, conclusosi nel 2014. Chiunque all'epoca avesse voluto, continuano, avanzare proposte per l'affidamento poteva farlo nei termini previsti da quel bando.
A questo punto ribadiscono con chiarezza, non si tratta quindi di un affidamento diretto né attivato alla chetichella. Raccontano della composizione di un raggruppamento temporaneo d'impresa, di un progetto concreto e sostenibile, di come hanno partecipato alla gara di evidenza pubblica e di come hanno voluto sperare di raccogliere la sfida per la gestione del castello e della via Matris. Non nascondono il fatto di aver incontrato in fase di progettazione un rappresentante dell'associazione Centro Storico, di aver chiesto la partecipazione della stessa associazione al raggruppamento di imprese e di aver incassato un chiarissimo no. Affermano che dal 1 luglio sono impegnati a realizzare un'idea progettuale che prevede tre grandi macro aree, attraverso quella dei servizi gestionali ed operativi, quella dei servizi di assistenza e promozione turistica e l'altra dei servizi ricreativi e di animazione. Leggiamo in questo una serie di opportunità da cogliere in una Campobasso che chiede impegno e passione da parte dei suoi cittadini e che dell'inutilità delle polemiche ne farebbe volentieri a meno. Con andante affettuoso, la pianista Rosanna Carnevale ripercorre nel suo primo romanzo la vita privata e le opere di due musicisti del passato. Sentiamo l'autrice. Rosanna Carnevale, vogliamo far vivere a chi ci ascolta un pochino questo Andante Affettuoso? Andante Affettuoso è un romanzo che può essere letto su vari livelli, innanzitutto su due livelli narrativi. Uno che riguarda un personaggio antico realmente esistente, la cui vita viene in qualche maniera da me romanzata, sulla base però di percorsi di una reale vita professionale, un musicista. E un secondo piano narrativo in cui personaggi contemporanei studiano la musica di questo musicista. Ne viene fuori un percorso di ricerca di un uomo attraverso la sua musica. Com'è nata questa sua... Allora, è nata innanzitutto dalla mia passione per la musica. Io sono innanzitutto pianista e ho lavorato su questo autore, ho studiato il profilo, ricercato e ricomposto il profilo biografico di questo autore, però non sono riuscita a trovare niente che riguardasse la sua vita più privata e più personale, e quindi da questo mistero poi è nato, diciamo, questo germe narrativo che ho poi sviluppato pian piano. È stato un gioco letterario che poi è diventato libro. Senta, per lei la cultura è pane quotidiano. Dal suo osservatorio, come siamo messi noi in Molise con la cultura? Allora, non è questione di Molise, secondo me, è una questione generale. Anche nel libro la cultura, la musica, l'arte vengono visti come mezzi, gli unici mezzi salvifici, diciamo, per quella che è la condizione umana. E quindi la cultura deve essere portata avanti, la lettura, l'arte, la musica, qualsiasi cosa deve essere portata avanti, e attraverso la cultura bisogna migliorarsi e bisogna crescere. Questo nel Molise, in Italia e nel mondo intero, che soffre di varie problematiche profondissime nel contemporaneo. Ma al Molise la sufficienza gliela diamo? Potrebbe fare di più, potrebbe impegnarsi molto di più sui temi della cultura, sui temi del paesaggio, sui temi del turismo, su tante cose, potrebbe impegnarsi di più. In onda oggi sulla nostra emittente ed in replica dopo tutti i notiziari della sera, il Molise che va, ospite di Michele D'Alessio, Mauro Centracchio, dirigente della National Security Investigation e fondatore della MC Security. La sicurezza oggi, come e più di ieri, è un problema che coinvolge un po' tutti quanti. Mauro Centracchio, in questo campo c'è e come? Certamente, sono esattamente 40 anni in effetti, ecco, qualcosa in più, che opero nel settore della sicurezza, prima come carabiniere, quindi io sono stato nell'Arma dei Carabinieri, nei nuclei speciali, e da diversi anni come investigatore privato e come titolare di società di sicurezza. Oggi siamo in auge con la National Security Investigation, dove il titolare di licenza è il signor Rogliani Armando e io sono il direttore operativo e del personale. E operiamo su tutto il territorio nazionale nella sicurezza a 360 gradi.
attraverso le investigazioni noi garantiamo tranquillità alle famiglie, sia per fatti passionali, sia per fatti più seri che sono i problemi legati alla droga per i giovani, sia problemi aziendali dove per la sicurezza e per l'infedeltà da parte dei soci, per l'infedeltà da parte dei dipendenti, e tutto ciò che è sicurezza noi siamo nelle condizioni tecniche e di capacità di poter risolvere il problema. Quanto siamo insicuri in regione? Siamo insicuri, diamo una percentuale di 99%, insomma. Purtroppo il problema sicurezza oggi è sentito molto più degli anni passati, perché le risorse per le forze dell'ordine, che sono encomiabili per quello che fanno, le risorse economiche sono state ridotte al lumicino, perché nessuno si rende conto che la sanità come la sicurezza devono viaggiare di pari passo, cioè devono essere di prima importanza per la società attuale. Sole, mare e divertimento sono gli ingredienti per un'estate di successo allo stabilimento Calasveva di Termoli, ospiti da tutta Italia anche per questa stagione balneare. La famiglia Vincitorio consolida gli eventi dell'estate ai piedi del Castello Svevo a Termoli e lo fa con un progetto di ospitalità integrata per far sentire la clientela a proprio agio. Proposte sotto l'ombrellone, ma non solo. A Lido Cala Sveva per tutta la famiglia ci sono una serie di servizi di accoglienza estesi al divertimento, musica, ristorazione, cocktail e movida notturna per i più giovani. Nei rinnovati ed eleganti ambienti dello stabilimento, le atmosfere di questo periodo infuocato dell'anno sembrano essere quelle giuste, come testimoniano le numerose presenze dei vacanzieri a Lido provenienti da tutta Italia. Cala Sveva è diventato negli anni un preciso punto di riferimento anche per i residenti che hanno voglia nei mesi estivi di novità, sole e allegria. Un legame indissolubile con gli ospiti della struttura ricettiva per l'affidabilità, competenza e professionalità profusi da tutti i suoi operatori. È un Lido molto bello e si trova proprio a ridosso del castello, quindi è molto bella anche la posizione e inoltre offre molti servizi, è anche molto elegante, è un bel Lido. Mi piace molto sto Lido e poi perché gioco molto con gli amici miei. Vengo qua da quando ero piccola, quindi mi è sempre piaciuto. È 7-8 anni che vengo, mi trovo molto bene. Mi trovo molto bene col proprietario, molto gentile, trovo bene. Nessun aumento stagionale nel personale dei vigili urbani al comune di San Salvo. I pochi agenti a disposizione in questo periodo estivo sono sobbarcati di lavoro e turni anche per le attività di controllo e prevenzione alla marina. Per le opposizioni di centrosinistra al comune abruzzese, una vicenda gestita con superficialità e approssimazione dal sindaco Tiziana Magnacca. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Giornata con molto sole e poche nubi oggi su Molise, cielo prevalentemente stellato dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 24 gradi la minima a Campobasso e 34 la massima su Termoli. Ventilazione variabile, calmo il mare Adriatico. Domattina ancora bel tempo sulla regione, valori climatici in ulteriore lieve aumento. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali sulle zone interne. Archiviata la nomina del presidente Franco Marcovecchio, l'Olimpia Agnonese definisce il nuovo direttivo composto da Angelo Iacovone, Nicola Bucci, Fernando Sica, Salvatore Mastronardi, Antonio Porfilio, Giuseppe Di Pietro, Gelsomino De Vita, Filippo Catolino, Matteo Gamberale, Antonio Melloni ed Enrico Donofrio. Nominati anche due vicepresidenti, Fernando Sica con delega al settore giovanile e Matteo Gamberale. Segretario generale Antonio Melloni, cassiere Angelo Iacovone, responsabile generale del settore tecnico Mauro Marinelli, team manager Candido Ciccorelli, responsabile dell'area comunicazione Maurizio D'Ottavio.
E si è concluso con successo il progetto Educampo 2015, campus estivo organizzato dal CONI Molise, delegazione di Campobasso all'Happy Family Village di Campomarino. Nella quinta edizione coinvolti circa 100 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni che in tre turni di una settimana ciascuno, insieme agli educatori, al coordinatore tecnico e al direttore sportivo, hanno dato vita ad un'esperienza significativa dal punto di vista sportivo ma anche emozionale ed umano. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.